Una 17enne precipitata nelle acque del fiume Lao durante un'escursione di rafting è caduta a Leino Borgo. La giovane, che risulta dispersa, fa parte di una scolaresca della provincia di Reggio. Immediate le ricerche. Un operaio di 39 anni è morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale, nell'Alto Ionio Cosentino. La vittima è stata travolta e schiacciata da un masso, staccatosi per causa in corso di accertamento da una struttura in calcestruzzo preesistente. I cittadini di Bocchigliero stamattina all'ASPA di Cosenza per protestare per la mancanza del medico di base della Guardia Medica nella cittadina asilana. Una delegazione è stata ricevuta da Antonio Graziano, proprio oggi nominato DG dell'ASPA. Piante dosi nella Locride, teatro di molti sbarchi di migranti. Il ministro plaude alla Calabria, encomiabile. Sarà potenziato il centro di Roccella per reggere l'urto dei prossimi sbarchi. La maggioranza in Consiglio Comunale di Renda inverte l'ordine del giorno e approva il PSC. La minoranza non ci sta, giudica la caduta un blitz e protesta davanti alla prefettura. Mentre la sesta commissione consigliare approva all'unanimità il piano di programmazione turistica, da un'indagine demoscopica si apprende che sarà un'estate da record sul fronte delle presenze in Calabria, stimate in 1,2 milioni. La squadra asilana è partita stamattina alla volta di Brescia, dove giovedì sera è attesa dalla sfida salvezza contro la squadra del presidente Cellino. Bentrovati, nuova edizione del nostro TG. Dunque, sono momenti di apprensione per una giovane che è caduta nelle acque del fiume Lao durante un'escursione di rafting. È accaduto a Leino Borgo. La giovane, che risulta dispersa, fa parte di una scolaresca della provincia di Reggio Calabria. Immediate le ricerche. Una ragazza di 17 anni è caduta nelle acque del fiume Lao a Leino Borgo mentre faceva rafting insieme ad alcuni compagni. Faceva parte di una scolaresca proveniente dalla provincia di Reggio Calabria in gita scolastica. A lanciare l'allarme è stata una guida che si trovava su un secondo gommone con altri ragazzi. Nel momento in cui la giovane è finita in acqua insieme ad altri tre compagni, tutti recuperati, il fiume Lao era particolarmente ingrossato a causa delle piogge dei giorni scorsi. Sul posto per le ricerche il personale del nucleo spe Alpino Fluviale e i Vigili del Fuoco, presenti anche i Carabinieri, l'elisoccorso del 118 e un elicottero dell'Aeronautica giunto da Gioia del Colle. Il gruppo di ragazzi, in tutta una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni. Momenti di angoscia per le sorti della ragazza. Gli elicotteri sorvolano la zona, i soccorritori perlustrano con due gommoni il tratto di fiume percorso dai ragazzi, mentre le squadre di terra hanno raggiunto i 39 giovani rimasti bloccati sulla riva del fiume per portarli in un luogo sicuro. Un operaio di 39 anni, Giuseppe Spagna, è morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale nell'Alto Ionio Cosentino. L'uomo, sposato e con una figlia, è stato travolto e schiacciato da un masso, staccatosi per causa in corso d'accertamento da una struttura in calcestruzzo preesistente. L'operaio, che risiedeva a Roseto Capospulico, stava lavorando per conto di un'impresa di movimento terra per la messa in sicurezza degli argini del torrente Canna. La Procura della Repubblica di Castrovilla ha riaperto un'inchiesta. Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. I cittadini di Bocchigliero stamattina all'ASPA di Cosenza per protestare per la mancanza del medico di base e della guardia medica nella cittadina asilana. Una delegazione è stata poi ricevuta da Graziano, che proprio oggi è stato nominato DG dell'ASPA di Cosenza. Il rispetto di una popolazione che non c'è. Sindaco, qua manca il rispetto di una popolazione che non c'è. Hanno affrontato un viaggio di 2 ore per arrivare da Bocchigliera a Cosenza, ovvero lo stesso viaggio che sono chiamati a fare per raggiungere l'ospedale più vicino, l'Annunziata o lo SPOC di Corigliano Rossano, arrivando da un comune, quello di Bocchigliero appunto, senza più medico di base e senza guardia medica. Si sentono praticamente abbandonati i cittadini del centro della Sila Cosentina e hanno riversato la propria rabbia davanti all'ASP di Cosenza, chiedendo un incontro e un intervento immediato al commissario Graziano. Prima io.
Qua deve scendere lui qua. Siamo già da un anno, più di un anno, senza un medico di base, e senza guardia medica. Essendo un paese mondano, internato, purtroppo siamo proprio messi male. Se è un'urgenza non abbiamo a chi rivolgersi, l'80% è di anziani e quindi siamo proprio in braccio a Maria. Forse ci prendono in giro, non ci prendono in considerazione, o perché pensano che i nostri figli non hanno diritto alle cure, i nostri padri, le nostre madri, tutti anziani, cioè dobbiamo pagare le tasse gli italiani senza usufruire dei servizi. Questo per me è sbagliato. A capeggiare la protesta è il primo cittadino, chiamato poi anche a placare gli animi in attesa di risposte adeguate. Ci dovete dare l'opportunità di organizzarci e di rivendicare in modo corretto, anche gridando nel modo corretto, quelli che sono i nostri diritti. Siamo venuti qui proprio per questo, quindi cortesemente, senza fare confusione, usciamo con quello che chiediamo e cerchiamo di capire, ma siamo qua per questo, Gennaro, siamo qua per capire di avere un minimo di certezza su quelli che sono i diritti che finora non abbiamo avuto. Questa mattina ho ricevuto il sindaco di Bocchigliera e una delegazione di cittadini e ho manifestato la mia vicinanza, ovviamente, e l'impegno fattivo ad implementare l'offerta di servizi su Bocchigliera. E, ahimè, il problema della guardia medica, come anche il problema della medicina generale, è un problema diffuso. Noi abbiamo già esperito tutti i tentativi, abbiamo fatto messa a concorso i posti della guardia medica, anche se nella guardia medica ci sono i medici, non fanno turni completi, ma ci sono, e i medici di medicina generale, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Nel frattempo però ci sono due medici di medicina generale che garantiscono l'accesso alle cure dei cittadini, nel senso che nessun cittadino di Bocchigliera è senza medico. E diciamo che per il discorso più complessivo, io già avevo interloquito col sindaco nei mesi precedenti, c'è l'impegno concreto che partirà da giugno a implementare l'offerta delle figure specialistiche. Ci sarà un diabetologo, il cardiologo, il geriatra, metteremo uno sportello CUP, più un assistente sociale per gestire problematiche di natura sociale. Poi circa il discorso dell'emergenza urgenza, partirà da Bocchigliera un ambulatorio di telemedicina, che credo sia la risposta più adeguata ed apprezzata anche dal sindaco e dai concittadini. Tutte le urgenze verranno gestite da personale formato con appositi device, quindi le informazioni, parlo di visite cardiologiche, ecografie, visite pneumologiche, verranno gestite in remoto da specialisti. Come sono solito dire, non si muovono i pazienti ma si muovono le informazioni. E questa è una risposta immediata che appronteremo, daremo sulla quale c'è l'impegno a garantire che da qui a due mesi, da giugno già partiremo con le figure specialistiche, per luglio partiremo con la telemedicina. Il ministro Piantedosi oggi nella Locride, teatro di molti sbarchi di migranti, il ministro plaude alla Calabria e dice che sarà potenziato il centro di Roccella per reggere l'urto dei prossimi sbarchi. 150 sbarchi in tre anni, numeri in aumento negli ultimi 12 mesi e inevitabili disagi sia per chi lavora all'interno del centro di primo soccorso di Roccella Ionica che per la cittadinanza. La visita al ministro Piantedosi è il segnale di attenzione da parte del governo che implementerà la struttura migliorando l'accoglienza e dando seguito quindi alle promesse fatte al sindaco Vittorio Zito. Attualmente c'è, come potete vedere, c'è la tensa struttura e poi ci sono dei moduli gazebo che vengono utilizzati al bisogno. Al posto di questi moduli di gazebo ci sarà una seconda tensostruttura, quindi in questo senso raddoppia la capacità, già ora è stata spesso ampiamente superata rispetto alla sola tensostruttura. La cosa più importante è che ci saranno invece degli investimenti per quanto riguarda i moduli docce, moduli bagni, eccetera, tutto l'aspetto igienico-sanitario che insomma dovrebbe migliorare tantissimo. Matteo Piantedosi è stato accompagnato dal sottosegretario all'interno Vanda Ferro. Una promessa mantenuta, un'ulteriore promessa che avevamo preso anche con il prefetto Valenti, con l'arrivo di Piantedosi, quindi la volontà ovviamente di interfacciarsi anche con l'amministrazione comunale e il suo sindaco rispetto ovviamente a quello che sarà un ulteriore hotspot che dovrà essere un cuscinetto anche sullo svuotamento di alcune strutture e la possibilità realmente di poter accogliere
rispetto ai numeri che sicuramente saranno in aumento. Il ministro precisa più volte che il rafforzamento del sistema di accoglienza non vuol dire allentare l'azione di contenimento del fenomeno migratorio, ma solo tentare di rendere maggiormente sostenibili le fasi acute, rispettando le esigenze e i contesti territoriali. Cambierà per elementi, insomma, sia di dimensioni che di qualità del servizio, in una logica di fare in modo, insomma, che regga l'urto laddove si dovessero ripresentare momenti più acuti degli arrivi, che noi cercheremo di scongiurare. Quindi organizzarci qui non significa, non, per quanto riguarda il governo, non portare avanti politiche di contenimento degli arrivi attraverso l'azione che stiamo facendo con i paesi da cui originano. Però ecco, c'erano stati dei momenti in cui mi ero sentito poi con il sindaco, gli avevo promesso che ci saremmo interessati, insomma, di dare una sistemazione adeguata a questo luogo, ovviamente per le persone che ci arrivavano, ma anche a beneficio della cittadinanza locale, quindi della dignità del cittadina di Roccella Ionica. A Rende la maggioranza in consiglio comunale inverte l'ordine del giorno e approva il PSC. La minoranza però non ci sta, giudica l'accaduto un blitz e protesta davanti alla prefettura. Alle 9.03 questa mattina è iniziato il Consiglio Comunale di Rende. Dopo l'avvio dei lavori, il presidente Gaetano Morrone ha chiesto di mettere ai voti la richiesta di Giovanni Gagliardi, invertire i punti 3 e 8. Quest'ultimo riguardava il piano strutturale comunale, richiesta che ha incontrato il favore della maggioranza e così con 11 voti a favore, 4 contrari e un astenuto è stato approvato il tanto discusso PSC. La minoranza però non ci sta, giudica quanto accaduto un blitz della maggioranza e nel pomeriggio ha protestato davanti alla prefettura di Cosenza. Questi i rilievi dei rappresentanti dell'opposizione. Si è consumato un gravissimo delitto sul piano sostanziale e sul piano formale. Un delitto a danno della città innanzitutto, delle imprese, dei cittadini e non ultimo dell'assemblea elettiva del Consiglio Comunale, perché in pochissimi minuti, record assoluto credo mondiale, la maggioranza ha approfittato, diciamo, che i consiglieri di minoranza stessero per entrare in aula per approvare in pochi minuti il PSC senza alcuna relazione introduttiva, senza alcun rispetto, diciamo, di alcune regole fondamentali formali poste, diciamo, a garanzia di tutti i consiglieri comunali, ha approvato uno strumento fondamentale, importante, i cui effetti avranno un riverbero per almeno 20 anni sulla città. Condannati a 8 e a 6 anni gli agenti infedeli del carcere di Cosenza per l'accusa avrebbero aiutato i clan Bruzzi. La sentenza stamattina dal Tribunale di Cosenza, due condanne, 8 anni per Luigi Frassanito, 6 anni per Giovanni Porco. Il processo è quello sui presunti agenti infedeli nella casa circondariale Bruzia. Sarebbero stati alcuni collaboratori di giustizia a raccontare che i due agenti di polizia penitenziaria avrebbero favorito l'ingresso nelle celle del Cosmai di Cosenza di orologi, cibi vietati e profumi, nonché avrebbero consentito lo scambio di pizzini tra detenuti. I legali degli imputati avevano chiesto l'assoluzione dei rispettivi assistiti, evidenziando l'assoluta estraneità dei fatti contestati. 'Ndrine, cinesi e cartelli colombiani, la nuova joint venture del traffico internazionale di droga, 160 finanzieri impegnati oggi per eseguire 41 misure cautelari. Fiumi e fiumi di droga, quelli ritrovati dagli uomini della Guardia di Finanza di Bologna nella maxi operazione antidroga che ha sgominato un vero e proprio sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di stupefacenti, gestito da italiani appartenenti all'andrangheta reggina e crotonese e con il coinvolgimento di cittadini cinesi dediti al riciclaggio dei proventi dell'attività criminale. E a Aspromonte Emiliano il nome dell'operazione odierna. 'Ndrine cinesi e cartelli colombiani in una vera e propria joint venture del traffico di stupefacente. Le indagini, durate oltre 2 anni, dirette dalla DDA di Bologna e coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, alla luce di convergenze emerse con altri filoni investigativi delle procure di Firenze, Potenza e Trento, hanno permesso di riscontrare il coinvolgimento di una fitta rete di soggetti di nazionalità cinese, dediti professionalmente e con carattere di sistematicità a
riciclaggio degli ingenti proventi illeciti accumulati dal sodalizio criminale. 41 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Bologna, a cui hanno dato esecuzione oltre 160 militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle dello SCICO e di altri reparti del corpo in azione in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. 37 le persone in carcere, 3 domiciliari, 1 sottoposto ad obbligo di dimora, i beni sequestrati per circa 50 milioni di euro. Alle indagini ha collaborato anche la Homeland Security Investigation presso l'ambasciata statunitense a Roma, l'agenzia che si occupa di terrorismo e organizzazioni criminali. Al vertice vi era un soggetto latitante in Spagna in grado di gestire carichi di stupefacente per centinaia di chilogrammi al mese. Un muro di contenimento è crollato su una strada a Aiano a causa di una frana. Vediamo. Mezzi meccanici al lavoro nel quartiere Aiano di Catanzaro, dove nella notte ha ceduto un muro di contenimento. Fortunatamente il crollo provocato da un movimento franoso non ha causato feriti, ma solo preoccupazione tra la gente di un quartiere già interessato da diversi episodi di dissesto idrogeologico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il personale del comune. L'intervento è servito per mettere in sicurezza l'area, valutare i danni ed evitare l'isolamento delle famiglie residenti nella zona. È stato necessario utilizzare un escavatore per rimuovere il materiale scivolato dalla base del costone. I lavori, che continueranno fino al completo ripristino, sono coordinati dall'assessore ai lavori pubblici Raffaele Scalise. La situazione è monitorata costantemente per prevenire ulteriori crolli e nuovi rischi per la popolazione. Parliamo adesso di turismo, perché da un'indagine demoscopica si apprende che sarà un'estate da record sul fronte delle presenze in Calabria. Che il turismo sia strategico per lo sviluppo della Calabria, che settore da valorizzare, che la politica regionale vuole accelerare, lo dimostra il voto della sesta commissione consiliare di Palazzo Campanella, che ha approvato all'unanimità il documento di programmazione. Si punta soprattutto sul mare, brand che ormai è entrato nel sentire comune del viaggiatore. Si fa spazio però anche il ritmo cambiato negli ultimi anni di un turismo lento che vuole scoprire i borghi, dare risposta insomma ma quella che gli addetti ai lavori chiamano autenticità. In commissione tutti concordi anche sul potenziamento della rete degli info point e dei siti capaci di guidare i turisti che scelgono la Calabria. L'obiettivo caldeggiato anche dal presidente Roberto Chiuto è quella di fare della nostra terra una destinazione turistica d'eccellenza attraverso il potenziamento dei servizi. Significa più collegamenti per una Calabria che nelle intenzioni dovrà essere più accessibile e infrastrutturata, nonché maggiore sostegno è previsto anche per gli eventi che attraggono turisti. Tra i fondi da utilizzare ci sono anche quelli del CIS, che ammontano a 23 milioni. Intanto l'estate 2024 si annuncia da record per le presenze. Le previsioni per l'estate ormai alle porte sembrano abbastanza interessanti e significative. 1,2 milioni di arrivi e 6,6 milioni di presenze per la sola Calabria. Parliamo di un incremento del 3,6% e del 2,5% rispetto allo stesso periodo, quindi da giugno a settembre dello scorso anno. Incremento dei flussi turistici che pesa e condiziona positivamente anche l'andamento della spesa turistica, oltre 1 miliardo di euro, con una crescita significativa del 5,6% rispetto all'estate del 2022. Insomma, tutto lascia ben sperare. Adesso è il momento, evidentemente, di dare anche alla programmazione regionale una visione ancora più sistemica, che non concentri sforzi, attenzione e risorse esclusivamente sulle imprese, sul sistema ricettivo, ma si occupi anche con significatività, concretezza e maggiore consapevolezza anche di prodotti turistici, territori e soprattutto di analizzare i comportamenti di consumo turistico del mercato estero e italiano. Alla Lamezia Terme i liberi agricoltori hanno illustrato le loro proposte per il rilancio dei consorzi di bonifica. La riforma dei consorzi di bonifica. All'esame del Consiglio regionale ci sono due disegni di legge di maggioranza e Partito Democratico. A Lamezia il Movimento Liberi Agricoltori ha indetto una conferenza stampa per esporre la loro posizione. Sono due disegni di legge importanti, però tuttavia, come
liberi agricoltori, noi riteniamo che siano assolutamente insufficienti per affrontare la situazione di la condizione gravissima in cui si trovano i consorzi, che noi giudichiamo veramente in una situazione di non ritorno, ecco. Per cui noi pensiamo che bisogna andare al di là dell'attuale sistema, al suo superamento in maniera radicale, drastica, e proponiamo la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico come strumento per gestire la bonifica e l'irrigazione in Calabria. Una condizione critica, soprattutto dal punto di vista finanziario, quella vissuta dai consorzi di bonifica, ma serve risolverla una volta per tutte, ma non attraverso l'accorpamento proposto dal presidente Occhiuto, fanno sapere, ma intercettando le risorse del PNRR. Se si ha il coraggio di affrontare una svolta, deve essere radicale, pertanto proponiamo la società per azioni. A Cosenza la Camera di Commercio lancia un bando per la videosorveglianza. La Camera di Commercio di Cosenza intende promuovere e sostenere la realizzazione di sistemi di videosorveglianza digitale. Nel corso di una conferenza stampa alla presenza del prefetto e delle forze dell'ordine è stato presentato un apposito bando che prevede l'assegnazione di un voucher pari al 50% degli investimenti sulla videosorveglianza. Il voucher è maggiorato del 60% per le ditte individuali e per le società con socio diversamente abile. Oggi siamo arrivati a presentare questo bando nella prima fase, dove noi finanziamo le imprese che prendono alcuna attrezzatura all'avanguardia, che si possono collegare con le forze dell'ordine. Noi siamo sempre attenti a questi problemi, quando c'è un problema lo affrontiamo, e noi quindi oggi presentiamo questo bando che sarà attivo appena dopo la firma. Nel tempo gli organi sia investigativi che gli organi di controllo si sono resi conto dell'importanza di queste piattaforme digitali, che ovviamente consentono sia agli operatori di potersi dotare di un sistema che li agevoli, sia ovviamente a tutti gli organi investigativi e di controllo, perché possono essere utili sia proprio per le attività di contrasto anche alla piccola criminalità organizzata. Questo sistema inizialmente non è direttamente collegato, però con il questore stavamo facendo una valutazione di far sì che gli operatori potessero mettersi in contatto direttamente con la zona TLC per valutare la possibilità che questi impianti abbiano quelle caratteristiche tecniche fondamentali per poter essere visti anche direttamente dalle forze dell'ordine. Quindi sarà una fase successiva. E adesso lo sport con il calcio di Serie B. Giovedì la gara di ritorno dei play-out tra Brescia e Cosenza. I lupi partiti oggi per la Lombardia. È partita ufficialmente questa mattina la missione salvezza del Cosenza Calcio. L'autobus con a bordo i calciatori e staff tecnico ha lasciato il San Vito Marulla direzione Lamezia Terme, dove si imbarcherà alla volta di Milano. Dal capoluogo lombardo la comitiva muoverà in direzione Brescia. Con quale spirito la squadra silana arriva a questo storico appuntamento? Con la consapevolezza di un gruppo che, dato per spacciato più o meno da inizio stagione, ha cominciato a macinare gioco e risultati. La svolta si è concretizzata nel derby con la Regina. Da lì in poi, seppur con qualche battuta a vuoto, i rossoblù hanno cominciato a risalire la classifica, fino al punto da guadagnarsi l'isperato match salvezza con una squadra, il Brescia, attrezzata e gettonata dallo establishment calcistico nazionale. Basta leggere i messaggi di incitamento giunti alla squadra del vulcanico presidente Cellino. Ma come si dice, le partite vanno giocate e non bisogna mai dar nulla per scontato. La cosa positiva, anzi più che positiva, è la dote di un gol in attivo, che in gare come questa assume una rilevanza non affatto trascurabile. Come finirà? Beh, ci vorrebbe la sfera di cristallo per saperlo, ma la fiducia, la determinazione, la grinta mostrata dai lupi dell'ultimo periodo lasciano ben sperare. L'unica nota stonata è rappresentata dall'infortunio di Marras, elemento di spessore, capace di garantire dinamicità sia nella fase offensiva che in quella difensiva. I rossoblù potranno contare anche sullo straordinario popolo di tifosi, che in poche ore si sono accaparrati oltre 1000 biglietti disponibili per la sfida del Rigamonti, sobbarcandosi i costi non trascurabili per la lunga trasferta. A Frascinetto adesso per parlare di costumi e tradizioni arbrescia.
28ª rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze etniche, quella svoltasi a Frascinetto presso l'Istituto Omnicomprensivo, e non poteva esserci luogo più appropriato, appunto la scuola dove si formano i cittadini del futuro. Noi a scuola insegniamo il rispetto di questa cultura Bres, tanto che noi attiviamo dei progetti formativi per la valorizzazione e la conoscenza della nostra cultura. Perché non possiamo parlare di futuro, non possiamo parlare di proiezioni verso un orizzonte che ancora si deve definire se prima non abbiamo acquisito la consapevolezza di quali sono le nostre radici. Vorremmo praticamente portare a scuola l'insegnamento della lingua, che almeno la conoscessero, non è più lingua della comunicazione come lo è stato per noi. Un'utilizzazione del mondo Arbresh per costruire un modello di crescita e utilizzazione da parte del popolo Arbresh di quanto può venire di buono attraverso questa nuova sicura attenzione da parte della Regione Calabria. L'evento ha dato il via attraverso il progetto Caraffa, sposato appieno dall'amministrazione comunale, alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Vincenzo D'Orsa, scrittore italiano di origini Arbresh, nato a Frascinetto. Chiaramente Frascinetto gli tributa un anno di iniziative, quella del premio Caraffa, che oramai è un premio dove sono coinvolte tutte le scuole della nostra minoranza etnica Arbresh. Quest'anno hanno voluto tributargli il premio Caraffa proprio qui a Frascinetto per onorare la memoria di questo illustre cittadino. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.